Nella puntata precedente abbiamo iniziato questa nuova avventura con la consapevolezza che il momento di porre fine anche alla serie degli starter di seconda gen era ormai giunto. L'ora di affrontare Pokémon Oro con Chikorita è ormai arrivata. Prendiamo la nostra principessa, che esce femmina con grandi difficoltà. Di solito non è così difficile, ma qua ci sono voluti una cosa come 8 riavvii. Dopo un inizio tutto sommato regolare, seppur accorgendoci che alla nostra Chikorita mancavano svariate diotrie che la portavano a fallire ogni azione ed ogni foglie lama immaginabile, riusciamo ad arrivare finalmente ad Azalina. Stappare ancora una volta il pozzo Rocket, come facevano con Ronco nella pubblicità. E ci ritroviamo qui, al classico e consueto bivio, dove abbiamo scoperto che sia affrontare Rivale 2 che affrontare Raffaello epiloga in entrambi i casi in un modo non troppo bello. Salve a tutti, carissimi spettatori, e bentornati alla consueta challenge del giovedì. Siamo arrivati alla seconda puntata della sfida che ci vede percorrere tutto Pokémon Oro solo e soltanto con una Chikorita. La nostra Pokémonessa è stata fatta festa soltanto una volta. Vedevo di che m'aspettavo de peggio. Ma non sapendo bene se perdere con Raffaello o perdere con Rivale 2, ho pensato de perde con tutte e due finché almeno uno non lo famo fuori. Getto la spugna con Raffaello, penso, vabbè, magari se batto Rivale 2 mi faccio pure qualche livello. E giuro che la smetto di parlare in rime che mi sto a sembrare uno di quelli che abitano al villaggio del Grinch, per carità. Allora, gettamose subito nel vivo dell'azione. Fronteggiamo Rival the Second, che c'è dire al solito Gastly. Tenemose belli pimpanti perché potremo giusto sperare di farlo fuori coi livelli in più guadagnati, sempre attraverso Foglie Lama. Foglie Lama fa brutto colpo e veniamo colpiti giusto da dispetto. Fastidioso, ma comunque il male minore. Procediamo con la nostra avanzata. Ci abbiamo da vedercela con Zubat, che siamo costretti da nascere d'azione. Sanguisuga, seppure fa un casino della madonna quando colpisce, a Chikorita gli leva solo 5 PS. Di azione in azione ne famo una sega, quindi penso, vabbè, sarà debole col 4x contro Zubat, ma magari Foglie Lama va un pelo meglio de sto schifo de mossa. Nah, stavolta è da lasciarla proprio perde Foglie Lama. Per fortuna famo fuori Zubat senza confusioni fastidiose o altre noie. Giungiamo a Quilava, comunque giusto con qualche PS fa riposto, ma tutto sommato dignitosamente sto giro. Braciere ci toglie 19 PS, ciò vuol dire che ad un altro braciere possiamo sopravviverci. Foglie Lama però non gli fa un cazzo, men che meno azione, anzi azione è pure peggio. Almeno Foglie Lama ogni tanto fa brutto corpo, azione invece è il massimo che può fare e fa lì. E niente, non siamo abbastanza veloci, non riusciamo a far sintesi in tempo, veniamo sconfitti anche ancora un'altra volta da sto cagacazzi di rivale secondo maledetto. Decido di riprovarci buttando giù, non proprio in maniera immediata, Gastly, picchiando ad azionate sta rottura dei coglioni di Zubat, e arriviamo a Quilava stavolta con 41 PS. Braciere ci porta a 24, ma con Velen Polvere avveleniamo Quilava, che opta per un secondo braciere. Sapendo che andava de braciere, gli ho dato de sintesi in anticipo, e fa ma gara tra il braciere suo e la sintesi mia, fin tanto che questo non va de muro de fumo, e io continuo a curarmi. Affumicato come una fetta de sarmone, ma ritornato a piena vita, è il momento de cominciare a provare a dargli de schiaffazzi contro Quilava. Il veleno ci aiuta a intaccarlo turno dopo turno, ma ora che possiamo resistere a ben tre braceri è il momento di menare anche le mani come dei pazzi, anzi come delle pazze villane, visto che Chikorita è femmina. Tra veleno e azioni riusciamo a portarci dunque alla vittoria. E dai, ma che cazzo è sta rottura de palle? Su, sto PS infame che tutte le volte sarva al culo a sti cazzo d'avversari. Mamma mia, ma sempre così deve andare a finire col PSetto Ercole lì che ci guarda bastardo? Il PS dedicato alla nemesi giurata del canale e alla concretizzazione assoluta dell'infamia Ercole del mercoledì rompe i coglioni tutti i dì e ogni santa volta nella maniera più infame possibile. Poi dite perché lo chiamo PS Ercole, ma perché è vero che Ercole del mercoledì e il PS infame siano maledetti nei secoli dei secoli. Quilava per fortuna me dà de furmi sguardo, io sono nato de sintesi perché temevo la sfiammata de braciere. Il tutto al fine di concedere al veleno quest'ultimo turno necessario a togliersi dai coglioni pure sto cagacazzi de rivale secondo. Madonna mia, gliel'avevamo fatta a farlo fuori sto bastardo. Ma va sicuro che è soltanto qua che comincia a farsi in salita la strada. Intanto me cura al centro medico, direi che è giunto il momento dunque di dare assieme a voi uno sguardo ravvicinato alle mosse che Chikorita può imparare direttamente dalle fonti più gettonate in internet. E da ciò emerge il dramma. Livellando possiamo levarci dai coglioni azione solo e soltanto al 29.
Cigorita non impara, signore e signori, ladies and gentlemen, un emerito cazzo, una ceppa di niente. Come potete vedere da questa tabella, la desolazione di fronte a noi. L'Egitto prima delle sabbie che suonava battiato. Ci abbiamo l'azione e il ruggito con cui partiamo, il foglialamallotto lì stizzito e impallidito come il limoncino anemico che avanza da sempre nel frigorifero. Vediamo alla fine della fiera sto 29 benedetto corpo scontro che altro non sarebbe che body slam. Solar raggio al 50, fine. La situazione è pressoché drammatica. Uno pensa, vabbè dai, non famo allarmismi inutili, magari recuperiamo dal punto di vista dell'MT. Ne manco per il cazzo. Solar raggio è un dramma, o lo usi in combo con giorno de sole, o tocca caricarlo tutte le volte e spreca un turno, è una sorta di suicidio preannunciato. Giga assorbimento sarebbe quasi quasi una buona idea, ma la prendiamo da Ericas alla Don City dopo aver battuto la Lega. Codacciaio è come fa fa Stevie Wonder il tiro al piattello, e se qualcuno se lo fosse mai chiesto come mai non ci sono nato a raccogliere quella MT là che tutti sappiamo che sta alla grotta di mezzo e che tante volte te salva la vita a sto punto dell'avventura, no, Cigorita non può imparare nemmanco Comete. Mannaggia l'unala seduto de gusto sulla punta de nabete. Comete ci avrebbe salvato da un sacco de rotture de coglioni, inclusa la suddetta situazione paludosa che stiamo vivendo ad Azzalina. E invece no, l'unico attacco serio su cui possiamo contare prima de body slam, che sarebbe poi il corpo scontro de prima, ripetiamolo, è botti in testa. Ma per pia botti in testa dobbiamo battere comunque Raffaello e passare al di là dell'alberello da tagliare a cottaio. E da qua in poi inizierà dunque quel lungo processo di forgiatura dei coglioni che ci porterà a rassomigliare sempre di più all'omino delle 50 lire che, visto così, dire che appare davvero che si sta a martellare le palle sull'incudine. Il punto migliore dove livellare nei paraggi coi Pokémon selvatici è la grotta de mezzo, precisamente proprio nella stanza dove troviamo Comete, così proprio a beffa, proprio a presa per il culo. Luogo in cui di tanto in tanto ci appare anche qualche Onix che ci dà quel pelo d'esperienza in più. Fatto sta che raggiungere qua dentro anche solo il livello 24 è stato un esercizio di pazienza non indifferente. Incredulo del fatto che un benedettissimo starter debba essere ridotto a questo parco mosse da invertebrati e a sta cazzo di condanna di azione di merda almeno fino al 29, continuo imperterrito a mietere vittime per livellare. Ma dico io, no? Ma fosse stata almeno botta e non azione. Almeno quello. Manco quello. La mossa più di merda ci doveva capitare. Visto che al 24 alla fine riuscimo a arrivarci, proviamo a far fuori Raffaello, perché mi so cagato il cazzo. Se non fosse per il fatto che veniamo spazzati via più e più volte da Scyther, che nemmanco avvelenandolo ce lo freghi, e lasciamo perdere che veramente sino sto video dura 4 ore e mezza per tutte le volte che ho provato a far fesso Raffaello. Arrivati a sto punto mi pervade un alone di disperazione, mi fisso lo screen d'inizio del gioco quasi sconsolato in maniera inanimata, in attesa di una qualche rivelazione dall'alto della manna dal cielo che arriva sotto forma di idea malsana. Mi sono detto, vabbè, ormai la prima parte del Bosco delle Lecci è sbloccata, famo qualche altra cosa perché sino damo de matto. Andiamo se almeno a pia un paras, famo qualcosa che ci può tornare utile, distraiamoci 3 secondi, o se no io Raffaello lo pio pa giacchetto e ho chiudo dentro a uno stanzone con un nido de calabroni grossi quanto piccioni obesi. Poi voglio vedere se ancora gli piace Nicoleotteri a sto stronzo maledetto. Andiamo a cercare sto paras perché sino faccio un omicidio. Ma porca zozza, è incredibile! Ci capita subito davanti. Non si voleva far catturare, ma vi pare che ci ho dovuto sprecare la Mega Ball mortacci sua. Però lo troviamo subito, almeno Paras non mi fa roder culo. Vabbè, sti cazzi, dai, per Paras siamo venuti, e almeno Paras quindi se lo siamo presi. Vediamo se affronta qualche Metapod ci fa fare un po' d'esperienza. Nah, niente da fa. Ormai riempì sta cazzo de barra è come far pieno alla motrice di un camion usando un contagocce di quelli dentro alle boccettine dei medicinali per i bambini. Che ve posso dire, andiamo a far fuori tutti gli allenatori trascurati alla grotta de mezzo, poi appareggiamo il conto cercando di arrivare fino al 25 nella stanza della MT de Comete, che rosico troppo Cigoritina nostra non può impararla, perché sino stavamo già fuori da qua. Dopo sti interminabile massacro sotterraneo riusciamo ad uscire al 25 pronti per anna a riprovare contro Raffaello infame. A infilargli nel culo qualche foglie lame. Abbiamo pure raccolto bacca antiveleno così da dalla Cigorita per evitare pessime sorprese dal cacuna studiato, iperintelligente del capo palestra. E rieccoci qua. Raffaello capo ci esce Metapod. Che de foglie lama, lo famo giusto mette a ride perché fallimo. Vabbè dai, sti cazzi de mille baver. Secondo foglie lama va a segno, subiamo un'azioncina che infastidisce a malapena Cigorita che rifallisce foglie lama. Che pazienza che ce l'ho. Altri 2 PS ci vengono sottratti e finalmente passiamo a Kakuna.
Erbiondo Kakuna subisce Foglie Lama e va del rafforzatore. Azione leva Kakuna uguale a Foglie Lama e Veleno Spina ci impatta con gran fragore, ma non ci avvelena. Altra azioncina e altra Veleno Spina, però riusciamo finalmente, con 53 PS all'attivo e senza essere stati avvelenati, a passare al Mantidone Saiter. Il maledetto che Dettaglio Furia già ci caga il cazzo subito appena arriva. E noi lo accondiamo immediatamente con un po' di seasoning, una spruzzatina a pioggia di Velen Polvere. Evitiamo il prossimo Taglio Furia, che gli fallisce, e meno male che Saiter è più ciecato di Cicorita oggi. Non ci resta che sbataflallo per bene con un'azioncina, de modo che Velen Polvere si amalgami bene con l'impasto. Saiter ritorna all'assalto de Taglio Furia e tra azione e avvelenamento erodiamo per bene la punta di diamante de Raffaello. Gli damo sotto de sintesi in prevenzione al fatto che Taglio Furia inizia a far male e ci conviene anche temporeggiare per far sì che il veleno marini per bene Saiter. Sintesi ci riporta quasi a piena vita e se tutto va bene all'ultimo Taglio Furia dovremmo resisterci, in teoria, se non fa brutto colpo. E tra azione e veleno, vincere sta benedettissima battaglia, se spera. E Taglio Furia furiente si scaglia sulla povera Cicorita che subisce danni significativi. Per veleno fa il suo dovere e per fortuna anche azione riesce ad entrare, altrimenti erano cazzi amarissimi. Che Cicorita doveva pure mannare giù de culo. Quindi riusciamo finalmente a far precipitare il Saiter di Raffaello. Vincere la medaglia Arveare e togliese dalle palle sta rottura de cazzo, de sta zalina affrontata con Cicorita. Che però vedevo di... che pensavo peggio, alla fine siamo pure riusciti a uscirne prima di essere costretti a strizzare tutto il circondario per arrivare 29 e liberasce de azione una volta per tutte. Ecco perché io odio azione, perché se Cicorita ci avesse avuto qualcosetta de un peletto meglio, da mo che eravamo fuori da zalina, è stata tutta colpa de sta mossa del cazzo se siamo rimasti qua. Quindi non ci resta che effettuare con pazienza le varie ricorrenze del caso, addentrarci nel magicissimo bosco di lecci che le memorie dei giorni più belli ogni volta mi fa riaffiorare, e aiutare i falegnami della carbonella a ripiasse Farfetch affinché ci diano Taglio da insegnare a Parassetto. E con estremo entusiasmo, con una gioia proprio prossima alle lacrime, se levamo dar cazzo azione, prendendo l'MT de botti in testa dal tizio tinto de verde alla seconda parte del bosco. Finalmente ci abbiamo pure botti in testa. Non ci resta che insegnarlo a Cicorita, ma un lieto evento ci rompe tutta la routine. L'uovo comincia a schiudersi. Oh mio Dio, cosa ne uscirà mai? Restiamo a vedere. E dall'uovo ne esce Togepi, che ricorda al gentile pubblico che è possibile sostenere questa mia attività attraverso una donazione al link PayPal in descrizione, perché nessuno sovvenziona questi video. Non ho intenzione né di scendere a compromessi con gli sponsor né tantomeno con la piattaforma, e ciò al fine di darvi sempre contenuti liberi e spontanei, a farvi vivere queste avventure con il massimo della naturalezza. Però è pur sempre necessario portare a casa la pagnotta pure per me, quindi siete invitati, se possibile, a sostenermi attraverso una donazione al link PayPal in descrizione. Certi Pokémon nascono proprio un passo avanti agli altri, non c'è niente da fare. E dopo essere diventati mammi, dopo che Togepi ci ha sponsorizzato, possiamo uscire finalmente dal bosco di lecci. Toglieci dal cazzo azione, insegnando la MT de bot in testa a Cicorita e proseguire indomiti la nostra grande avventura. Non ci priviamo di certo del gusto di predominare sugli inermi del percorso con bot in testa, quantomeno al fine di raggiungere qualche livellino in più. E la nostra dolce Cicorita è pronta ad accedere alla magicissima Fiordoropoli. Le statistiche del nostro Pokémon rispecchiano ancora quelle d'origine, quindi abbiamo vantaggio sul piano difensivo piuttosto che in attacco, ma il bello è che attacco fisico e speciale si eguagliano e ciò ci permette dunque di far cagare in entrambi allo stesso modo. Vabbè no, dai, scherzo. Di usare sia Foglie Lama che la mossa fisica in totale tranquillità. Dal percorso ne usciamo al 26 inoltrato e ci rechiamo a far shopping con la nostra fogliolosa amica compagna di mille avventure. Sapete come so ste ragazzette alla fine, no? E gli piace girare per centri commerciali, logicamente ce la porto perché anche lei si merita un po' di svago dopo tutte le seccature affrontate in quel di Azalina. Ci carichiamo di acquette fresche alle vending machine come di salutare abitudine, perché non me va tutte le volte di star là a scegliere cosa comprare, così se fa prima tutte acque fresche e vaffanculo, tanto il rapporto è bene o male lo stesso. Anzi, forse a pensarci bene le gassose sono inculata.
Ma alla fine con le acquette fresche si fa pure prima, dai, boccia del cascapalle sul turbo di Huffing che non ci sembra d'averne abbastanza. Poi un po' di repellenti, raccogliamo la bicicletta, la scheda radio, riserviamo alle tradizioni il loro spazio perché bisogna farci fare i sotterranei dei Fiordoropoli, quantomeno per spingerci al 27 inoltrato. Perché dai, su, sti posti sono i luoghi caratteristici della nostra infanzia, non possono non essere tutte le volte percorsi. Con la classica malinconia che mi contraddistingue e sulle note di nostalgia canaglia cantate dagli anfratti più svariati. Della mente, di quei neuroni che amano nutrirsi di immagini che rievocano gli istanti felici. In tutto sto idillio sentimentale sbattiamo al muro in maniera ridente e fuggitiva gli inferiori che si annidano in questo storico corridoio. Ma non sono ancora soddisfatto di questo patapimmo e patapammo, perché c'è da affrontare Chiara Whitney e vorrei avere quantomeno body slam su cui contare. Botti in testa non è ancora l'attacco che Chikorita può sfruttare al massimo delle sue possibilità qui disponibili. Già che ci siamo, prendiamo al varco lo Spiro Viaggiatore col messaggio da dar panzottino vicino Violapoli, se ne fottemo del messaggio e facciamo sì che Speapi diventi il nostro volo taxi in futuro. A farci beffa del percorso 35 alla fine non è che ci vuole tanto e sono i Voltorb della Mongiocoliere che ci portano la principessa al 29 e finalmente ci arriva pure Body Slam che noi cogliamo al volo sostituendolo al comunque molto utile fino ad ora botti in testa e il parco mosse di Chikorita lascia così l'amaro in bocca da essere letteralmente questo tristemente il punto in cui raggiungiamo la quasi totale stabilità della situazione. Siamo davanti ad un moveset quasi definitivo che ci accompagnerà grosso modo fino alla fine del gioco. Non ci priviamo di portare a termine l'opera di epurazione del percorso 35 per poi tornare a Fiordoropoli dove ci curiamo e affrontiamo la palestra della temutissima Chiara Whitney. Intanto che le immagini di randellamento delle scagnozze di Chiara accompagnano questo momento rivelazione, mo ve spiego perché secondo me Chikorita, se è femmina, c'ha più possibilità di portare a termine sta maledetta sfida a tratti anche. Anche folle. Perché se noi battiamo Chiarella, questa ci ammolla la fantomatica MT-45 contenente attrazione. Oltre al fatto che una Chikorita femmina ci esula completamente dalla preoccupazione di venire trascinati nel vortice di attrazione di Chiara Whitney, che è ciò con il quale poi alla fin fine si sgorga tutti quanti i rivali e noi ce la ricordiamo così terribile proprio per questo, attrazione in combo con rotolamento, sta sfida va ragionata anche in questo modo. Chikorita è chiaramente l'anello debole tra gli starter di seconda gen. Soprattutto per quanto riguarda le mosse che può apprendere, Chikorita non c'ha type coverage. Se con il fortissimo Totodile non siamo riusciti senza doppio team a finire il gioco, se con Cyndaquil solo grazie al rotolamento abbiamo potuto strappare al 100 una vittoria semiconsistente contro Red senza dover usare doppio team, noi con Chikorita, che gli raccontiamo i grandi ostacoli della challenge, che alla fine sono tutti maschi, l'allenatori che ci possono mettere in difficoltà e questi ci hanno tutti i Pokémon maschi, ragionamoci bene. I Super 4, tranne Karen, sono tutti maschi. Non proprio tutti i maschi sono i capopalestra che recano più rogni alla nostra Chikorita, ma vabbè, o se fa quel che se può. Resta il fatto che Lance, Gary Blue e Rosso sono allenatori maschi con Pokémon tutti maschi. Averci la possibilità di giocarci la carta di attrazione può esserci d'estremo aiuto, può essere la leva da tirare in caso di emergenza, che ci può di fatto concedere di spostare il piantone e salvarci la vita in caso di urto rovinoso contro le più aspre difficoltà del gioco. Intanto siamo arrivati di fronte a colei che tutto muove e tutto può, della temutissima rappresentazione grafica in 8 bit del concetto che la donna sbagliata a volte può rendere della vita un inferno, Chiara / Whitney. Siamo subito esposti alle fatalità della sorte di fronte al metronomo di Clefairy. Foglie Lama urta sensibilmente il Pokémon e metronomo ci scaglia contro giusto legatutto. Poteva andare peggio, eh? Altro Foglie Lama e ora è il momento di affrontare il vero volto del terrore, la Miltank di Chiara. Questa inizia il classico bildino di rotolamento che la contraddistingue per infamia e la posiziona giusto una spanna al di sotto di Ercole del mercoledì, proprio lui, il villain in ombra del canale. Per garantirci tra un turno e l'altro quel danneggiamento aggiuntivo, direi che una spruzzatina di velo in polvere non guasta. Può farci la differenza, decido di gettarla, ma questa non ha effetto. A questo punto... fanculo velo in polvere, non ci possiamo permettere cincischià. Ogni turno buttato è un'opportunità in più per rimanerci sotto al rotolamento della muccona. Una slammata ben assestata a Miltank gli urta giusto i sentimenti, ma ci aiuta terribilmente la paralisi che ne consegue. Ed è per questo che io volevo Body Slam.
Si prosegue di rotolamento e noi di body slam. E proprio quando rotolamento iniziava a diventare pericoloso e avrebbe potuto spazzarci via, il build si spezza grazie a quella famosa paralisi che finalmente mostra i suoi effetti. Evento che ci apre il gap necessario a tirar giù dal piedistallo la capopalestra di Fiordoropoli che dopo al suo solito e canonico pianto della rosicona che non sa perde, ci consegna la medaglia piana e la tanto cruciale per la nostra strategia d'emergenza MT di attrazione. Sembra proprio che il peggio sia passato, vero? Usciamo con quest'aria di ottimismo che ci invade i polmoni, forti del fatto che la nostra piccola amica fogliolosa può affrontare assieme a noi questa e 1.002 milioni di altre sfide. Non temiamo più niente, giusto? Se ricordiamo addirittura l'annaffiato io per stuzzicare il suo dovuto birbone a cui piace tanto sta impalato in mezzo al bivio a Marantopoli Violapoli a far coglione. Se ricordiamo tutto, non ci posso credere. Riusciamo a fare ogni cosa al verso giusto. Ci leghiamo da su dovuto, ma non prima di passare per il parco nazionale facendo il giro largo, largo e comodo, comodo, piano piano. Per prendere la MT di fossa nascosta dietro a tutti questi alberi e per goderci la musica rilassante ed armoniosa dei ricordi. Risentire nel naso l'odore di tempi ormai perduti, percorrendo il magico, ineguagliabile, super emozionante parco nazionale. In questa tenera cornice, con l'ottimismo alle stelle, accoccolati dal tepore dei ricordi dei bei vecchi tempi che furono, che qui si tenta di far rivivere tra mille magiche avventure, per un attimo ci si dimentica che è necessario proseguire con l'avventura, far fuori sto paro de barbon qua e successivamente bagnare i pieducci a sudovudo. Come potete immaginare, se sblocca de lusso la strada occupata da sudovudo, sconfiggendolo bellamente visto che la nostra cicoritella è avvantaggiata in quanto è erba e sudovudo, seppure sembra un albero, è di tipo roccia. Perché mai privacce quindi de sto scracco de punti esperienza generati dall'umiliazione di questo dispettoso Pokémon? Ma con l'occasione facciamo anche severamente retrofront, passiamo per Violapoli e andiamo a cattarci la pietra stante uscendo il Togepi ad Helm. Ah, come un semplice sasso, perché un cazzo d'esercio la pietra stante, te rende però la challenge migliore, senza dove sta lì a preme B tutte le volte, che due coglioni. Rimbocchiamo dunque per Marantopoli, se famo fuori le Baby Getzler e Gregorio Psiche, che a parte annoiacce dei ipnosi non può far più de tanto in effetti. Oh sì, ok, giusto mangia sogni, ma questa è l'unica occasione per cui non mi dispiaccio del fatto che Cicorita è erba pura e non è immischiata anche a veleno, perché Psico a Cicorita non può far altro che farla mettere a ride. Arriviamo dunque alla magica Marantopoli per levasse dar cazzo subito subito per monologo palloccoloso de Billa Bill, c'hai rotte e bolle, andiamo, levete dar cazzo. Voi dunque penserete una volta giunti qua, vabbè, è arrivato il momento di provare a beffare il mitico Angelo, no? E la sua cricca quasi tutta obbligatoria de Bonzi e de Medium. Ma cor cazzo, sì, ar 30? Solo con foglie lama per affrontarli, ma tanto vale saltà sul raccordo in contromano e tre de notte con una muta da sub addosso. Cioè, ci so più speranze di sopravvivenza così che andando in quella che letteralmente è la tana del lupo. Nah, manco le kimono girl, no, non me ne frega un cazzo. L'idea è annaffino ad Olivinopoli per fronteggiare gli inferiori dei percorsi che ci portano alla città e poi anche quelli del faro per lavarci de dosso quanto più possibile sta sorta de mediocrità che purtroppo perseguita la povera Cicorita. E il suo parco mosse è totalmente insufficiente. Sarà questa difatti una challenge atipica, ma fino adesso, nonostante tutto, ce la siamo cavata. Magari sfruttando in modo furbo le possibilità che abbiamo adesso, che se siamo levati dal cazzo il sudovudo che ci precludeva l'accesso alla maggior parte della mappa del gioco, davanti a moltissime opportunità che ci si aprono, forse riusciremo a trionfare senza troppi drammi, basta soltanto sapesse un attimo organizzare. Come al solito arrivo ad Olivinopoli, ci dotiamo dell'amo buono per procacciarci un Krabby magari per far surf, anche se adesso come adesso de far surf non se ne può de certo parlare, mancamo battute di kimono girl, manco ce l'avemo surf ancora. Siamo in città per dotarci di repellenti migliori, svolgere le burocrazie olivinopoliane già che ci stiamo, quelle da fare su terraferma logicamente, quali per esempio recuperare forza, ma soprattutto per prepararci ad affrontare quel covo de sacchi da box che è il faro di Olivinopoli. Cosa riserverà il futuro della nostra challenge? Dove arriveremo con Cicorita prima di tirare giù Madonne su Madonne? Le tireremo davvero? O era tutto un bluff volto a stuzzicare il pubblico e invogliarlo a proseguire questo magico cammino nel viale dei ricordi che sono le challenge Pokémon che si sviluppano su questo canale? Tutto questo avrà una risposta nella prossima puntata della Cicorita contro Pokémon Oro Challenge. Non dimenticate che potete sostenere il vostro tubo mediante una donazione al link PayPal in descrizione e in calcio a questa magari propormi anche sfide folli. Perché no?
perché sono le sfide folli che rendono questo nostro percorso nei ricordi anche divertente. Non dimenticate che qualora avete gradito il video potete mettere un mi piace, e se non vi siete ancora iscritti vi invito a farlo per non perdervi le prossime puntate della Cicorita contro tutti challenge in Pokémon Oro e di molto molto altro che ho in serbo per voi nel prossimo futuro, il tutto sempre qui, sugli schermi di Tubo 93.